Eccoci qui a fare la crema al burro. La crema al burro una volta era molto utilizzata, specialmente sulle torte a crema al burro. Adesso se ne fanno molte di meno, però è utile per moltissime altre cose, per farcire biscotti, sempre per farcire torte, specialmente sulle torte in pasta di zucchero. Vanno spatolate sopra i lati per farci poi attaccare la pasta di zucchero. Poi è utilissima anche per pancake, insomma per tantissime cose. Io vi sto facendo vedere un modo per fare la crema al burro, ce ne sono diversi. Il più semplice e il più usato sarebbe burro e zucchero a velo. Tanto burro, tanto zucchero a velo. Il burro deve essere fatto in pomata, vedete com'è morbidissimo, non sciolto, però morbido morbido, in modo che possa montare bene. Zucchero a velo e un pizzico di vaniglia, e si può aromatizzare come la vogliamo. Se la voglio al caffè ci metto la pasta di caffè, se la voglio al cioccolato metto il cacao, la posso fare al nocciola, pasta nocciola, come vogliamo. Anche poi, anche se adesso non si fanno più tantissime torte a crema al burro, ma vi garantisco che erano molto belle da vedere e anche gustose. All'estero ne fanno tantissime, specialmente ai paesi freddi. In planetaria a montare con la frusta. Velocità medio-alta, Ho tolto il coperchio così vediamo meglio come monta. Questa, una volta fatta, si utilizza, quella che rimane, si può, cioè se serve per il giorno o per il giorno dopo, si può lasciare anche a temperatura ambiente, altrimenti la mettiamo in frigo e quando si servirà gli diamo una scaldatina leggera al microonde e la rigiriamo con la frusta per farla ritornare liscia come era all'origine. Però la cosa migliore è farla e usarla, specialmente per le torte. Ecco qui, vedete come monta bene? Questa è quasi pronta. Quindi tanto burro in pomata, tanto zucchero a velo. Quindi volete fare 200 grammi di burro, 200 grammi di zucchero a velo. Questa è un chilo di burro e un chilo di zucchero a velo. Vaniglia e l'aroma che volete mettere. Per farcire la mettete nel sacco apposito come una crema. Invece per le torte la spatolate come se fosse panna. Eccola qui pronta. Vedete com'è bella, sembra panna. Allora, esempio, dobbiamo metterla nei pancake, vedete come si spiana con una panna. La crema al burro è utilissima, Adesso vi faccio vedere come si spatola su una torta e poi dopo, con tutto quello che vi ho detto, farete voi quello che vi serve. Ecco l'altro modo per le torte in pasta di zucchero. È facile fare torte a crema al burro così, no? Tanto la crema al burro l'avevo fatto io, e così siamo capaci tutti.
Allora, vedete, questa qua è liscia perché l'abbiamo appena fatta e lavorata. Se voi la userete, come ho detto prima, dopo un paio di giorni, se l'avete tenuta in frigo, tutto quanto, la dovete scaldare per forza, girare bene con la frusta, scaldare però leggermente al microonde, altrimenti tira fuori tutto il burro e non va più bene, quindi bisogna stare molto attenti. Ho detto, se dovete fare qualcosa che è ancora inesperto, fa la crema al burro e la usa subito, che è la miglior cosa. Ecco, questo giusto per far vedere, perché per far attaccare la pasta di zucchero è obbligatorio proprio mettere la crema al burro, altrimenti si inumidisce la pasta di zucchero e non viene bene. Comunque, come ripeto, a tutte le molteplici applicazioni di quello che vi ho detto prima, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.